Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 28 ottobre, festa di Santi Simone e Giuda Apostoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida nell'amore e nella pazienza di Cristo i nostri cuori, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Questi sono uomini santi, il Signore li ha eletti, nel suo amore generoso ha dato loro una gloria eterna. Preghiamo. O Dio che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto giungere alla conoscenza del tuo nome, per l'intercessione dei Santi Simone e Giuda, concedi alla tua Chiesa di crescere sempre nell'adesione di nuovi popoli alla fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annunzio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Alleluia, alleluia. Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama il coro degli apostoli. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò sei suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlia di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne il traditore. Di seggio con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. O Signore, che ci hai accolti alla tua mensa nel ricordo della passione dei santi apostoli Simone e Giuda, per il tuo spirito operante in questi misteri, confermaci sempre nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, per l'intercessione dei santi apostoli Simone e Giuda, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Una santa giornata, pace e bene.